Storie di famiglia inizia da qui questa sera, inizia dalla musica, dalla straordinaria musica dei Safar Masih, questo gruppo multietnico, possiamo definire così, che abbiamo conosciuto attraverso questo brano che loro portano in giro per il mondo, non solamente in Italia. Ebbene, i Safar Masih sono qui stasera a Storie di famiglia per raccontarci che la musica può voler dire tanto, può voler dire unione tra le culture, tra le religioni, tra le etnie, ma può creare famiglie nelle famiglie. Allora andiamo a presentare subito i nostri ospiti di questa sera che sono venuti qui anche con i loro particolari strumenti. Cominciamo da Renato Tapino, Italia, ti ho definito Italia, così, Veneto Pugliese. Veneto Pugliese con il suo clarinetto, ma Certo. non suoni solamente il clarinetto. Vero Sì, Renato? suono anche altri strumenti, certo. E poi abbiamo Mohamed Nefa, Marocco. Sì. Benvenuto anche a Grazie. Mohamed. E lui suona il derbukal. Ho detto Sì. bene. Che cosa sarebbe Mohamed? Ce lo fai Derbouka è uno vedere? strumento nato egiziano, anche di altri paesi arabi giocò con questo materiale. Poi abbiamo la fisarmonica. E chi non conosce la fisarmonica? Tant'è vero che è suonata dal nostro Paolo Conte. Ma Paolo Forte. Forte, scusa, ti avevo confuso. Comunque, confuso bene, no? Speriamo Paolo bene. Forte, Italia, per la precisione. Sì, però mezzo friulano, mezzo siciliano, gli estremi, insomma, della nazione. E poi abbiamo Fouad. Amadwand. Ahmadband, scusami, io purtroppo con le pronunce. E lui suona questo strumento particolare che ha alla sua sinistra e che è stato ben evidenziato proprio nel brano che abbiamo visto in apertura. Che strumento è, Questo si chiama Santur, sarebbe il passaggio dopo l'arpa, che deriva dall'arpa. Concetto semplice: sono le corde con una cassa armonica, invece di essere pizzicato, viene suonato con queste Ce lo bacchette fai di legno che sentire? si Ce lo fai chiama sentire? Solo pochi Mesrob. secondi, solo pochi secondi, solo per capire la particolarità di questa musica. Bellissima, molto molto dolce, dolce come la ninna nanna che voi avete suonato nel brano iniziale, vero Renato? Sì, una parte, Una parte della ninna nanna perché era molto più tranquilla, possiamo definire sì. Sì, la parte all'inizio. iniziale comincia con questa ninna nanna e dopo c'è quell'altro brano della Dove si musica, sveglia sì, lui? Cioè. dove si Questa sveglia. è una canzone di che origine, quella che abbiamo Allora, sentito? quello, come so io, fa parte di musica folcloristica di parte Kurdistan iraniano, cioè quella regione viene suonato, sono diverse poesie in lingua curda che usa questa melodia, diciamo. E quindi avete preso spunto da questa musica curdo-iraniana e ci avete aggiunto la fisarmonica, il clarinetto, strumenti occidentali, possiamo definirli così, Renato? Sì, il nostro è un tentativo di conoscere le nostre relative radici culturali e anche di intrecciarle. Quindi il lavoro che abbiamo fatto finora in questi 2 anni di esistenza di Safar Masih è stato proprio questo, cercare di intrecciare sia le nostre storie che i nostri percorsi e soprattutto le nostre musiche rispettive. Voi siete nati 2 anni fa, inizialmente il gruppo era composto da altre persone, da altre nazioni, vero Renato? Sì, come si è visto nel video, all'inizio il nostro percussionista era Claudiu Alexandru Riza, transilvano di Romania, che ha suonato con noi fino al settembre scorso e poi per motivi di lavoro, perché con la musica difficilmente Si si vive. riesce a vivere, soprattutto in Italia, è stato costretto a riemigrare in Gran Bretagna e quindi lo abbiamo perso. L'altro componente iniziale era anche un musicista greco, che si chiama Panayotis Pateritsas, lo ricordiamo perché per noi sono sempre presenti nei nostri concerti, li ricordiamo sempre e dedichiamo a loro sempre qualche brano. E che dopo un anno di Italia, ha vissuto a Treviso per un anno circa, ha
e anche lui non riusciva a vivere con i lavoretti che trovava e suonando, e quindi ha deciso di tornare in Grecia dove lavora. Quindi questo è un po' l'inizio. Perché si è formato un gruppo con culture, con strumenti diversi, anche un po' difficile da mettere insieme, ma poi alla fine abbiamo sentito, quando sono messi insieme in maniera così raffinata come la vostra, creano una musica straordinaria. Perché questa idea, Renato? Ma l'idea è nata già diversi anni fa e io era da molto tempo che ci pensavo, perché da diversi anni, da più di 10 anni, diciamo quasi 15, sono uno dei volontari della festa multietnica Ritmi e Danze dal Mondo di Giave del Montello, e quindi mi è sempre piaciuto incontrare le persone differenti, diciamo sia di cultura che di religione che di altro, proprio per la curiosità dell'incontro e di vedere che cosa si può scambiare con le persone anche molto diverse da noi. Siccome per me la musica è la passione principale, il veicolo principale di incontro per me è la musica. E quindi quando c'è stata l'occasione e la festa ci ha molto spinto, incoraggiati a intraprendere questo percorso, siamo partiti con la voglia di provare a sperimentarci, proprio con la voglia di giocare con la musica. Partito, non dico per gioco, però alla fine è diventata veramente un impegno, perché state girando tutta l'Italia, vero Paola? Abbiamo avuto uno scorso anno parecchio impegnativo, nel senso buono del termine. Abbiamo fatto un sacco di concerti tra il Veneto, qualcosa anche in Friuli, in Trentino, e abbiamo fatto anche un bel giro in Puglia, nelle terre natie di Renato. quest'anno in Puglia non scenderemo, però qualcosa di piacevole sta già nascendo, e quindi più si gira, più si scopre, si conosce, ci si incontra con nuove persone, gli scambi e gli intrecci non finiscono mai davvero. Perché la gente deve venire a vedere, o perché la gente viene a vedere i Safar Masih? Per sbaglio viene. No, non puoi dire così. No. Io per sbaglio li ho incontrato e devo dire difficilmente vi lascerò, perché veramente mi sono innamorata della vostra musica. No, l'interesse, appunto, come si era detto poco innanzi, la fusione di strumenti tra di loro completamente diversi, di origini anche così distanti, dalla Persia fino al Marocco, insomma paesi arabi. E la gente può essere incuriosita dal venire a sentire cosa si combina sul palco, e poi perché insomma cerchiamo di fare qualcosa di buono, di piacevole, insomma per il momento piacevole. Pare che così sia, poi continueremo. Avremo modo poi di approfondirlo appunto a Giavera all'interno di questo evento che si svolgerà per 4 giorni, vero? Abbiamo detto. Mohamed, quando sei entrato a far parte del gruppo, come ti è stata proposta questa idea? Spiegacelo. Veramente una cosa speciale, perché non una cosa di music, una cosa più sensibile, una cosa del cuore, un tipo di music del cuore, una cosa normale. Per questo mi piace tanto questa roba. Bene, io vi ringrazio di cuore per essere stati qui con noi, sappiamo che appunto dovete scappare anche perché gli impegni sono sempre molti, un in bocca al lupo per quello che state facendo, anche per il messaggio che state portando in giro attraverso la vostra musica e attraverso soprattutto il vostro talento. Ringraziamo quindi il nostro Renato, il nostro Mohamed, Paolo e Fuad, l'ho detto bene? Benissimo. Perfetto. Storia di famiglia si ferma qui. Adesso andremo a conoscere una famiglia, a proposito, che proprio nell'ambito di questa iniziativa di Giavera si sta preparando con dei vestiti molto particolari, vestiti del loro popolo, dell'India, per questa festa multietnica. A tra poco.